ospiti, mi sono accorta che c'era un comune denominatore anche con la nostra storia della CPT, che ha a che fare proprio con la zona di frontiera. Mesmer viene da un paesino di terra di frontiera, viene da dire che non poteva che fare un psicanalista venendo da una zona di frontiera, una zona di frontiera dove parlano italiani ma sono tedeschi, quindi psicoterapia psicanalitica, psicanalisi, c'è una terra di confine, un limite, però anche uno spazio che noi sappiamo bene, uno spazio in cui confluiscono il presente, il passato, forse confluirà il futuro, l'interno e l'esterno che vedremo bene nella relazione di Silvia Grasso, uno spazio in cui ci sono, noi dobbiamo tracciare dei ponti e Panizza mi sembra che sia il re dei ponti. Io volevo a un certo punto contare quante volte un pontiere, quante volte cita la parola ponti nel suo libro, perché è veramente un libro di cui penso che poi ne parleremo. Il titolo è Tra psicanalisi e psicoterapia, un ponte appunto verso l'avvenire, che è davvero un ponte sul quale noi poco alla volta ci avventuriamo. E a proposito di ponti, volevo leggervi una frase non tratta dal libro, ma da un recente lavoro di Panizza su un quaderno degli Argonauti. Allora dice: il ponte ha una funzione trasformativa che annulla le barriere rigide tra sogno e realtà. È sempre l'incontro con l'altro, spesso la sola presenza che getta il ponte tra il mondo dell'impalpabile e quello della concretezza, che crea i presupposti dell'interpretazione ispirata con un profumo estetico e fa nascere nuovi germogli. Beh, io credo che queste parole così poetiche possano costituire davvero un buon auspicio per il nostro convegno a far nascere nuovi germogli. E darei subito la parola a Silvia Grasso, che voi tutti conoscete, nostro membro del comitato esecutivo, psichiatra e psicoterapeuta psicanalitica, che aveva deciso di fare la psichiatra fin da quando lei si era iscritta alla medicina. Addirittura lei avrebbe voluto fare il medico internista, e più interno del mondo interno non so che cosa ci sia, per cui proprio. Silvia ha lavorato per 30 anni nel pubblico e è una cosa mi piace dire perché è una cosa a cui lei tiene e che credo sia una bella medaglia per Silvia, che lei ha scelto fin da subito, nel momento in cui era specializzata, di iscriversi alla CPP perché voleva una società aperta alla cura dei pazienti, con un metodo psicanalitico al di fuori dei canoni stretti del setting classico, canoni che le sembravano già da allora molto lontani da quella realtà di cura con cui lei aveva a che fare. Quindi io do subito la parola a Silvia, che ci porta una relazione dal titolo Tra psicanalisi, no, scusate. Intercettare l'inconscio nel setting contemporaneo. Grazie.
Allora, intanto grazie a tutti quelli che sono presenti per essere venuti, grazie a Gianluca Biggio e a tutta la commissione scientifica per aver organizzato questo convegno con tutta la fatica che questo ha comportato e grazie per avermi invitato ad esprimere questa relazione che è stata, devo dire, un duro lavoro perché il tema è molto ampio, quindi davvero mi ha messo a dura prova. Però, come tutte le prove dure, poi mi ha molto aiutato a comprendere, a focalizzare meglio alcune cose, quindi di questo vi ringrazio dell'opportunità. Allora, lo spazio-tempo dell'analisi si è modificato. Di questo cambiamento, la riduzione della frequenza delle sedute settimanali è l'espressione più visibile, non necessariamente la più pregnante. La maggior parte dei trattamenti odierni si svolge con una frequenza delle sedute di una o due volte alla settimana. Le tre sedute a settimana sono divenute una rarità, appannaggio quasi esclusivo dei training di formazione per diventare analisti. Quello che può sembrare un paradosso in effetti non lo è. Per essere analisti di pazienti che si frequentano poco, più difficili da trattare, occorre essere meglio analizzati, avere un'esperienza più piena della teoria e della pratica attraverso supervisioni accurate. Se si modifica il ritmo, se il tempo che analista e paziente condividono si riduce al tempo di un'unica seduta settimanale, cambia anche lo spazio dell'incontro e la posizione del paziente nella stanza, pur essendo la questione più evidente, forse non sarà la più interessante da indagare. Il vis-à-vis prende sempre più campo e anche nei casi in cui il lettino resista, lo stare con il paziente in un ritmo più rarefatto diviene uno stare in modo differente. Se la seduta è un campo di forze generato dall'incontro di due soggetti, allora quel campo di forze avrà una forza e un assetto diversi. La terapia analitica contemporanea procede più in assenza che in presenza. Mi sembra si possa dire che il setting attuale sia il negativo del setting classico, nel senso che questo termine ha per la fotografia analogica in bianco e nero, il negativo della pellicola fotografica, il bianco al posto del nero. L'assidua frequentazione analista paziente, la presenza e l'esperienza costante di ritrovamento dell'analista nella seduta un giorno dopo l'altro, finiva per determinare una presenza che alludeva in modo forte alla costanza dell'oggetto e dunque alla possibilità dell'assenza. Il setting classico si faceva in questo modo garante del ritrovamento dell'oggetto e di un'assenza sostenibile. Grazie all'assenza in presenza, la situazione analitica evocava gli oggetti e le relazioni oggettuali, le modalità di funzionamento inconscio, il transfer. Il dispositivo analitico è stato concepito come trappola del negativo, attratto nel campo dell'analisi attraverso una sottrazione sul versante percettivo. Usando le parole di César e Sara Botellà, si può formulare l'ipotesi dell'esistenza di un'intuizione iniziale in Freud, il bisogno di allestire una cornice che negativizzi la percezione come mezzo indispensabile all'approccio alla psiche. La posizione sdraiata con l'analista fuori dal campo visivo, l'ambiente tanto costante da scomparire, l'ascolto silenzioso in grado di creare l'illusione dello stare da soli in due. All'interno di questa cornice, soprattutto per via delle sue invarianze, che fungono da zone di deposito per il funzionamento simbiotico della psiche, che abbiamo imparato a conoscere come base d'appoggio indifferenziata per ogni successivo movimento differenziante, si dipana il discorso paziente-analista, tessuto di affetti prima che di rappresentazioni, con tutte le sue lacune, le mancanze e le omissioni. Questa negativizzazione del campo vale per entrambi i membri della coppia. Anche l'analista è deprivato percettivamente per facilitare una modalità regressiva del pensiero capace di pescare anche al di là delle narrazioni del paziente. L'ascolto dell'analista è principalmente ascolto di ciò che manca nel discorso, ascolto cui si giunge per il tramite dell'attenzione fluttuante, modalità di stare in seduta che lascia spazio all'assetto interiore dell'analista. L'analista nell'incontro con il paziente sta al contempo fuori e dentro di sé, dentro e al di là del discorso che si dipana in seduta.
questa qualità dell'ascolto analitico, che può tradursi in una punteggiatura lieve, un po' strana del discorso del paziente, eccentrica rispetto alle attese comuni, pone le basi per lo sviluppo dalla parte del paziente delle libere associazioni e per l'affioramento di quei pensieri insaturi vicini al preconscio che costituiscono il materiale psichico intorno al quale inizieranno a prender corpo gli scenari fantasmatici, si organizzeranno i sogni della notte sollecitati dalle sedute. È possibile, attraverso il dispositivo analitico, ripercorrere le tracce di quel che Green ha descritto come il lavoro del negativo. Sappiamo che egli includeva tutti gli aspetti inerenti all'attività psichica e tesi alla negativizzazione di un eccesso, quello pulsionale. In primo luogo la rimozione, l'identificazione, la sublimazione, ma non soltanto questo. L'originalità del pensiero di Green sta più nel secondo aspetto di questo lavoro, che egli ha indicato e che riguarda il modo in cui il lavoro del negativo verrà utilizzato per fini diversi, ma tutti al servizio della disorganizzazione. Green parte da Freud, ma trova una doppia fonte di ispirazione in Winnicott, quando in Gioco e realtà, parlando delle esperienze traumatiche precoci, descrive come conducano ad uno stato in cui è reale solo quello che è negativo. Winnicott in questo brano si riferiva a questa sua paziente che continuava, aveva avuto una prima analisi, era andata male, era poi aveva chiesto altre analisi successive, e lui diceva questa frase: non capivo perché fosse così, sembrava che il negativo dell'analisi precedente valesse più del positivo dell'analisi attuale. Tornando a Green, si riferisce a Winnicott in questo senso e si riferisce a Bion nella sua ammonizione a non confondere la nothing e il nothing. La non cosa, che allude sempre alla cosa, attraverso la sua assenza, è il niente, l'inesistente. Con il lavoro del negativo descrive una vasta gamma di operazioni psichiche che si estende dalle omissioni della rimozione e dalle strategie difensive a essa direttamente collegate, fino alle forme sempre più radicali e riuscite di cancellazione della rappresentazione, la negazione, il diniego, la forclusione, l'allucinazione negativa. A parte ciò, ci offre, cosa di non poca rilevanza, la visione d'insieme di un affresco teorico-clinico che, partendo da Freud, passando per Ferenczi, Abraham e Klein, arriva a Winnicott e Bion. Mi piace ricordare qua una frase di Laplace che io ho sempre trovato interessantissima. Lui diceva: noi parliamo dell'esperienza sempre a proposito della clinica, ma anche la teoria è un'esperienza, e mi sembra una cosa importantissima da ricordare a tutti noi. Sappiamo che nelle forme estreme di questo lavoro psichico ciò che fa problema scompare senza lasciare tracce, ne esita una lacuna, un vuoto, uno strappo. Il bianco è talora l'unica soluzione per una sopravvivenza, anche a patto di gravi mutilazioni psichiche. In questi casi, laddove avrebbe dovuto esserci qualcosa, non c'è nulla. Talvolta non ci sono le parole, tal'altra ci sono, ma sono figlie dell'intelletto, prive di colore, viene ad essere scompaginata la tessitura degli affetti, laddove si dovrebbe provare dispiacere non si trova nulla. L'ascolto analitico si sintonizzerà sui movimenti di legame e dislegamento, essenza dei movimenti pulsionali di vita e di morte. Coglierà nelle sfumature del discorso del paziente quella funzione oggettualizzante che trova nella capacità stessa di realizzare e mantenere degli investimenti significativi l'essenza delle pulsioni di vita. Allo stesso modo non potrà ignorare il soffio gelido della funzione disoggettualizzante, lavoro di sottrazione silenzioso della pulsione di morte, il cui unico scopo è lo slegamento, liberarsi dell'oggetto e dell'investimento stesso, in un funzionamento psichico teso ad azzerare l'eccitazione, facendo prevalere il principio di nirvana su quello di costanza piacere. La funzione disoggettualizzante è il modo che l'apparato psichico trova per eludere completamente il lavoro del lutto. La clinica contemporanea deve risposte al malessere dei suoi tempi. Il malessere di oggi attiene alla patologia del limite. Le parole chiave dell'ipermodernità sono, dice K.S., iperstimolazione, ipercomunicazione, ipersviluppo, iperconsumo, proliferazione.
i loro correlati, sregolazioni e deregolazioni generalizzate, polverizzazione dei limiti. Queste sono le parole di Kess da prima Alessio. Una clinica che deve confrontarsi principalmente con il terrore della dipendenza e del legame. In queste condizioni la situazione analitica è capovolta, il negativo di quella classica. Occorre lavorare con il minimo di presenza reale che corrisponde al massimo della presenza tollerata dal paziente, sviluppando al massimo la capacità di fornire una presenza analitica nel poco tempo a disposizione. Presenza analitica che dovrebbe riuscire a essere allo stesso tempo intensa e discreta. Presenziare il campo senza rivelarsi troppo, cogliendo i momenti topici in cui l'intervento dell'analista non può essere rimandato, meno che mai se il rinvio è alla settimana successiva, ma attendendo in tutti gli altri casi. Si è parlato dell'importanza di fornire un'interpretazione nel momento in cui possa essere accolta e non prima, per evitarne l'effetto traumatico. Non si è parlato abbastanza invece delle conseguenze di una mancata interpretazione, degli effetti di contenimento che l'interpretazione può avere e quindi di quello che accade se non viene fornito. Occorre dar prova di una presenza stabilizzante, ove le frustrazioni inevitabili siano ridotte al minimo tollerabile, senza scomparire, pena la ricaduta in un gioco seduttivo che esiterà in un vicolo cieco. Una presenza capace di divenire il punto d'ancoraggio, talvolta realmente l'unico nelle vite frenetiche dei pazienti, di una possibilità di stare presso qualcuno senza fare nient'altro che non sia pensare insieme, senza cercare e o trovare vie di fuga dal pensiero e dalla relazione. La rilevanza etica di questo progetto balza agli occhi. L'analisi classica, al netto delle illusioni che ne hanno anche decretato i fallimenti, aveva il compito di cercare di restituire ai pazienti un maggior grado di verità su se stessi, riconoscere i conflitti per depotenziarli, far sì che la comune infelicità prendesse il posto della sofferenza nevrotica, per usare le parole di Freud. L'analisi contemporanea, uso il termine senza fare alcuna distinzione con la psicoterapia analitica, sembra avere il compito di restituire ai pazienti una dimensione più umana, sottraendoli al consumo vorace di rapporti e di esperienze, recuperandoli al rispetto di se stessi e degli altri, al rispetto delle differenze, alla tolleranza dei confini e dei divieti. Non sembra una differenza di poco conto. Nelle situazioni analitiche attuali, questo progetto, che potremmo definire del farsi garanti della possibilità di una presenza, viene costruito progressivamente alla distanza massima dal paziente, che contemporaneamente la massima per lui tollerabile e la minima perché la situazione analitica si compia. Il progetto viene tessuto prevalentemente in una situazione di lontananza, a una maggiore distanza dal paziente, per l'incapacità dello stesso di sopportare livelli di presenza che alludano in modo troppo palese all'evidenza della separazione e della differenza. Cesare e Sara Botellà insistono sulla capacità degli analisti di sopportare una certa dose di regressione del pensiero, dal versante rappresentativo verso quello percettivo allucinatorio, per poter avvicinare i pazienti, borderline e narcisisti, in cui l'area drammatica del deficit sottende e infiltra l'area conflittuale, descrivono la necessità di contemplare una cornice analitica in cui sia possibile sperimentare la distinzione senza separazione e l'unione senza fusione. Ci sembra possibile affermare che questa dotazione gli analisti contemporanei debbano averla anche con i pazienti più nevrotici, curati all'interno di cornici analitiche con frequenze ridotte. La prima parte di un'analisi contemporanea sembra legata alla costruzione della situazione analitica e della situazione in cui un'analisi possa avvenire. La cornice analitica si dilata talora fino al limite del punto di rottura, non si limita al momento in cui incontriamo il paziente. Essendo molto ampliato il tempo dell'assenza del paziente dai nostri studi, lo spazio analitico includerà molto di più il fuori dalla seduta. Basti pensare alla frequenza delle comunicazioni telefoniche e dei messaggi per spostare o concordare nuovi appuntamenti, a quanto siano presenti gli impegni esterni del paziente nei patti terapeutici. Un paziente telefonò a distanza di anni, diversi anni, dalla conclusione di un trattamento analitico per avere un appuntamento. L'analista, nell'offrire un'ora, si sorprese di trovarsi a pensare che in quell'orario il paziente avrebbe potuto avere la consueta partita di calcetto. La realtà esterna ha molto più spazio nelle sedute e l'ascolto dell'analista sarà determinante per fare la differenza tra un trattamento analitico e un trattamento di altro tipo, cui non ci si sottrarrà se non si può fare altro, ma di cui non sfuggirà la differenza.
La qualità analitica dell'ascolto prevede una capacità di cogliere il senso nascosto, di avviare un processo di traduzione che prenda le mosse dal riconoscere le emergenze nel materiale della seduta del funzionamento inconscio del paziente, per arrivare a definirne provvisoriamente, come in un cantiere sempre aperto, le peculiarità. L'ascolto analitico è ascolto dell'elemento perturbante, dell'estraneo nel familiare. Se il discorso del paziente è denso di elementi concreti, la sospensione dell'ascolto nell'ascolto dell'analista sarà un obiettivo più difficile da raggiungere. L'uso del lettino, laddove la situazione lo consenta, anche nelle terapie a frequenze ridotte al minimo, può rendere meno incombente la presenza del paziente, essere utile per ridurre la velocità, abbassare la tensione. Taglio qualcosa perché ho l'impressione di fare tardi. A un tratto l'ascolto dell'analista si impiglierà in un dettaglio strano, qualcosa che stride. Non lasciarlo cadere, portarlo all'attenzione, potrà dar vita a un nuovo discorso, meno scontato ed esternalizzato del precedente, meno tangenziale al mondo interno del paziente. Dalle parole rimaste impigliate nella mente dell'analista può nascere l'abbozzo di una costruzione analitica. La costruzione, descritta da Freud come sistema per colmare le lacune insuperabili della memoria, non deve per forza riguardare eventi del passato. Può esitare da un tentativo di colmare le omissioni del discorso che il paziente va facendo sulla propria vita attuale, le proprie relazioni, quando gira con le parole intorno alle cose che sa per non metterle in discussione, spaventato dall'ignoto, abbarbicato ai contenuti di pensiero familiare che tuttavia non consentono di comprendere davvero ciò che sente o la difficoltà in cui si trova. Una parola strana, un tono di voce inusuale possono aprire una strada. L'analisi a frequenza ridotta mette l'analista molto più duramente al lavoro di quella classica. Una giovane donna